È sul piano di gestione del demanio marittimo che si è accesa la seduta di consiglio comunale di ieri sera a Sapri. L'integrazione dell'ordine del giorno con l'approvazione dell'atto di indirizzo immediatamente esecutivo, che prevede quasi la metà del litorale saprese finora pubblico disponibile ad ulteriori libere concessioni, ha scatenato la reazione della minoranza. Il capogruppo dell'opposizione, il gruppo Sapri Democratica ed ex sindaco Giuseppe Del Medico, ha condannato un atto che, sottolinea, renderà possibile a chiunque senza limiti e senza alcun criterio di poter avere una concessione e rischia di privatizzare sempre di più quella che è sempre stata la spiaggia libera dei sapresi. Da parte sua il sindaco Antonio Gentile ha spiegato come il provvedimento garantirà comunque ampi spazi di spiaggia libera e servirà soprattutto a garantirne la pulizia e la piena fruibilità. Durante la seduta sono stati inoltre approvati all'unanimità il rendiconto di esercizio finanziario 2017 e la ratifica di delibera di giunta relativa alla variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2018-2020. La minoranza ha invece votato contro il riconoscimento del debito fuori bilancio.